Ho detto ripartiamo, una specie di rinascimento. Credo che ci sia voglia di vivere, voglia di lavorare, voglia di creare, voglia di inventare. E dove c'è gusto, c'è bellezza, c'è creatività, l'Italia c'è e diciamo così di fronte al mondo rappresenta un po' un punto di riferimento. E quindi ripartiamo da questo e oggi la presenza qua vuole testimoniare esattamente anche questo. La decisione di 3 mesi fa di riaprire la possibilità di ritrovarsi in presenza, in particolare per le fiere, ha permesso appunto di organizzare PT Uomo quest'anno. Poi ci sono le misure di carattere di sostegno, di sussidio, ma quelle sono, diciamo così, semplicemente giustamente una specie di risarcimento per chi ha sopportato gravi disagi e continua a crederci, continua a investire, continua a tenere alta l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Per me la più bella e la più emozionante non è ovviamente una questione di numeri, ma è il significato di questa edizione, che è la 100ª edizione, 50 anni di storia di Pitti, una delle più antiche e importanti fiere internazionali, la più importante al mondo come fiera di moda maschile, però dicevo la cosa più forte è l'emozione di ritornare. Mi sento come quel bambino al primo giorno di scuola, perché in effetti questo anno e mezzo ha pesato tantissimo, ha pesato sulle tante imprese della moda, ha pesato sui lavoratori della moda. La città metropolitana di Firenze ha 46.000 addetti in questo settore. Si può uscire da questa crisi solo con il lavoro, dando lavoro a chi non ce l'ha, proteggendo chi lavora e rischia di perderlo e soprattutto creando presupposti di una rinascita che si basa sulle competenze e sulla formazione.